Ciao a tutti e ben ritrovati con una guida setup. Oggi illustrerò il mio setup da sniper, era Soviet. Quindi partiamo subito con la descrizione dell'equipaggiamento e buona visione a tutti. Partiamo subito vedendo che indosso una telniashka da VDV, quindi a righe bianche e blu, un basco sempre da VDV, cosa che non si è mai vista sul campo di battaglia, difatti poi lo toglierò. Perché secondo la tradizione dei paracadutisti il basco in campo porta male. Poi vediamo la suite in colorazione KLMK, è una suite in un pezzo. Questa è una sovramimetica, difatti adesso noteremo che non è che sia il massimo della vita, andrebbe indossata sopra ad una mimetica perché è molto aperta. La chiusura avviene giusto per mezzo di qualche bottone, due frontali e uno posteriore, infatti vedete com'è molto aperta, quindi va davvero indossata sopra ad una mimetica, anche perché se doveste imbattervi in dei rovi vi aprireste le gambe perché è veramente leggera e non offre una adeguata protezione. Viene fornita con un bel cappuccio integrato, cappuccio che fascia molto bene la testa, e ovviamente troverete anche una mascherina tipo quelle da carnevale che al momento non indosso perché opterò per un'altra soluzione per mascherare la faccia. L'equipaggiamento tattico è veramente molto semplice ed essenziale. È composto da una cintura che viene fissata tramite due passanti posteriori alla suite e con degli spallacci ad Y che aiutano a sorreggere tutto il peso delle tasche poste sulla cintura, che altrimenti andrebbero a cadere. Vediamo che è tutto in pelle gommata o simil pelle, non sono ancora riuscito a capire, con una bellissima fibbia con la falce e il martello nella stella. Ho applicato una tasca portacaricatori in canapa per SVD, contiene 4 caricatori. Inoltre dietro al portacaricatore c'è una grossa tasca per poter portare piccoli accessori, anche una bottiglia dell'acqua, una borraccia, insomma una tasca piuttosto capiente in canapa di produzione polacca, non è originale russa, non sono riuscito a trovarla. E vediamo che sul fianco destro ho una fondina in cuoio per la mia TT, la Tokarev, provvista anche di un portacaricatore supplementare, pertanto uno inserito ed uno di ricambio già pronto nella fondina. Volevo fare un appunto sulla suite che prima non ho fatto. È provvista praticamente su tutto la parte superiore di passanti in cui poter inserire fogliame o applicare piccole ghilli artigianali realizzate appositamente per aumentare il camuffamento. Vediamo ora le protezioni. Io utilizzerò solamente gli occhialini a rete, su cui applicherò questa fantastica retina che viene fornita con la Partizan. Quando ho acquistato la mimetica della Sposna era inclusa questa rete, veramente ottima perché innanzitutto terrà lontani i moscerini che cercheranno di mangiarci la faccia mentre siamo infrattati in attesa che ci passi davanti il nemico, e seconda cosa perché comunque vedete che oscura bene la faccia, quindi non sarà necessario andare a truccarsi o fare altre cose, già fa un ottimo lavoro. Siamo giunti infine a parlare dell'armamento. Ovviamente l'SVD è il protagonista di questo video, lo si trova, dipende dal negozio in cui lo comprate, dai 200 ai 250 euro, la versione elettrica ovviamente con kit in legno. È stata applicata una PSO1 replica, anche questa dipende dal negozio dove la acquistate, ma indicativamente dai 130 ai 150 euro. Ho applicato su una cinghia per SVD originale, la si trova sui 10-15 euro al massimo, e ovviamente come abbiamo visto prima ho anche l'arma secondaria, trattasi della Tokarev con l'extra caricatore, andiamo a spendere all'incirca 100 euro. Pertanto abbiamo visto che la realizzazione del setup è piuttosto economica, andiamo invece a spendere davvero molto per le repliche, però ovviamente queste sono repliche per appassionati. Vediamo che ho applicato anche artigianalmente un pad posteriore per allungare la calciatura perché risulta piuttosto corta e scomoda per me.
e inoltre una spartanissima ghillie homemade che verrà arricchita poi con la vegetazione sul campo. Quindi per questo setup è davvero tutto, io ringrazio tutti voi per la visione e ci si vede alla prossima. Ciao a tutti e grazie!